e di avere una grande carica agonistica e anche uno spirito di sofferenza. Andare oggi a individuare quello che non è andato, parlare di moduli, di tattica, di situazioni sarebbe ingiusto, perché non ci sono le condizioni per commentare una partita di calcio, ma nonostante tutto la Ternana, che ovviamente in questa situazione era meno avvantaggiata rispetto alla Viterbese, è riuscita comunque a trovare la soluzione anche oggi. Mister, partita un po' anche caratterizzata dall'aspetto ambientale, non sembrava una partita a porte chiuse, lei come l'ha vista dal campo? Ha sentito magari anche qualche commentino un po' particolare? Ma io onestamente, quando andiamo in trasferta noi, le porte chiuse non l'ho mai sentite. Che noi giochiamo negli stadi dove c'è un sacco di gente e quindi noi onestamente le porte chiuse in trasferta in particolare che non conosciamo. Senta, invece per ciò che concerne l'ammonizione, cosa è successo in quel frangente al primo tempo? Ma secondo me è successo che l'arbitro non ha avuto, diciamo, il coraggio di ammettere il suo errore e ha preferito ammonire me. A volte per uno, per giustificare un suo sbaglio, deve trovare un altro colpevole, no? Avete protestato per il fuorigioco. Ma fuorigioco, a norma di regolamento. Poi vede, il dio pallone ci mette lo zampino sempre, 5 minuti dopo la stessa situazione con Tunkara e Swagger e non è stato preso lo stesso provvedimento. Noi stavamo qua e fuori gioco c'era lui. Quindi, cioè, però va bene, me lo piglio, ma mi farei ammonire anche tutte le settimane se il risultato fosse questo. Cosa si può dire dal campo? Com'era appunto l'aspetto ambientale? Noi qui dalla tribuna abbiamo sentito, cosa si può dire per meglio? No, ma a me onestamente, cioè, non è che io riesco. Dal primo all'ultimo minuto, mister, scusa, è stato bersagliato in una maniera impressionante, credo. Vabbè, ma a me mi fa piacere, invece a me mi fa piacere. Io ho avuto anche grandissime tifoserie che mi hanno dato soddisfazione per tutti i 90 minuti offendendo me e la mia mamma, quindi sono veramente felice quando ho tutta questa attenzione, perché vuol dire che ho fatto qualcosa di buono. Credo che col risultato non sia la risposta. Ma poi fa parte, onestamente, fa parte anche un po' del nostro modo italiano di vivere lo stadio, ecco. Ognuno di noi, io compreso, allo stadio riusciamo a dare il peggio di noi, viene fuori il peggio di noi, quindi va bene così, cioè non sono uno di quelli con la R moscia, quindi riesco a gestire queste situazioni. Intanto siamo al buio, settima vittoria esterna di Paternana, noi abbiamo terminato gli aggettivi, lei non so che aggettivi vuole utilizzare. No, noi nessun aggettivo, andiamo avanti così perché è importante non togliere il piede dall'acceleratore, perché non mi stancherò mai di dire che noi stiamo lottando con una squadra che potenzialmente è stata costruita per vincere tutte le partite di questo campionato. Il fatto che fino ad oggi magari non ci sia riuscita non vuol dire che non possa riuscirci nel proseguo, e quindi noi non possiamo permetterci di togliere il piede dall'acceleratore, quindi andiamo avanti per la nostra strada, dentro il carro armato a testa bassa, giocando partita per partita, provando in ogni partita a cercare di raggiungere il massimo del risultato. Sostituzione di Swagger con Bob, ha avuto qualche problema? No, assolutamente, anzi mi è dispiaciuto perché ha fatto anche una buonissima partita, però purtroppo con due difensori ammoniti non me la sentivo di rischiare. Da quella parte lì c'era Tunkara, che è un giocatore che aveva, diciamo, una velocità diversa rispetto a Swagger, quindi diciamo la mia esperienza mi ha portato a fare questa scelta, non per un discorso tecnico né per un discorso infortunio, perché ripeto, secondo me Swagger stava facendo anche una buonissima partita, però con due difensori su quattro ammoniti su questo campo e con le caratteristiche dei calciatori dell'attacco della Viterbese ho preferito non rischiare. Poi a un certo punto mi mancava una sostituzione e ho alzato Marino De Fendi proprio per non lasciarlo più al duello con Murillo e quindi non rischiare neanche lui il secondo cartellino, e ho messo in quella posizione Russo per cercare di riuscire a finire la partita in 11. Mister, inorgoglisce questo secondo tempo di questi ragazzi per spirito di sacrificio, per aiuto reciproco? Si è vista veramente una squadra che nel maggiore di momenti maggiore sofferenza, nel momento di maggiore sofferenza si è stretta ed è riuscita a portare a casa un risultato importantissimo. Guardi, a me allenare la Ternana mi inorgoglisce dal primo giorno che mi sono messo il fischietto e sono entrato in campo. E volevo dare un'anima a questa squadra, volevo dare una mentalità, volevo dare un certo tipo di carattere, no? Perché poi quando affrontavi la Ternana si aveva sempre la sensazione, no, che passavamo un po' come la squadra dei fighettini, no? E invece quest'anno ho lavorato molto sullo stomaco dei calciatori, cercando di tirargli fuori
tutto ciò che hanno dovuto, tra virgolette, subire, no? E a causa magari anche di risultati non nelle aspettative della piazza e della tifoseria. Però mi è servita a me per cominciare a fare un lavoro importante. Devo dire che, ripeto, a me mi inorgogliscono dal primo giorno che sono uscito sul campo Taddei a fare il primo allenamento, perché sapevo che questi ragazzi potevo dargli qualcosa dal punto di vista caratteriale, e oggi è la più bella, diciamo, più bella risposta. Al di là, ovviamente, non si può commentare una bella partita dal punto di vista stilistico, però una grandissima squadra che magari in altri momenti si sarebbe persa in una situazione del genere, invece è riuscita a trovare la zampata anche oggi, credendoci e sfruttando diciamo il campo nei primi minuti, perché poi sapevamo che il campo sarebbe diventato veramente ai limiti della praticabilità. Quindi abbiamo deciso di mettere subito la squadra, i più leggeri subito, per cercare di andare a trovare il vantaggio nei primi minuti. Poi a volte ci vuole anche un po' di fortuna, però dico sempre anche che la fortuna aiuta i positivi e gli audaci, i negativi, gli episodi vengono sempre condannati poi alla fine. Grazie, mister. Grazie a voi. Grazie a voi.